Siamo qua oggi per la prima volta con il dottor Gonzaga De Carrer, che è il responsabile direttore marchio privato di Carrefour Italia. Giusto. E siamo qua appunto per fare alcune domande per capire insieme meglio quali sono gli studi specifici di un marchio privato sviluppato poi successivamente sul package stesso del marchio stesso e le motivazioni che spingono l'utente finale, il consumatore, a allungare la mano sullo scaffale per poi portare il prodotto direttamente nel carrello. Quindi, in generale, sullo scaffale, in quale categoria la PL è forte rispetto a un brand leader, nella pasta piuttosto che in altri canali di distribuzione e quant'altro? Molto chiaro. Ciao Michele. Ciao. Allora, diciamo che le famiglie dove i prodotti a marchio sono i leader sono la carta, tutto il mondo della carta, il mondo del zucchero, il mondo delle uova, il mondo anche dei vegetali secchi, tutto il mondo del cotone. Cioè, andiamo su queste categorie, i prodotti a marchio sono molto molto importanti. Sono molto importanti rispetto magari a quelle alimentari. Sì, Ma perché faccio, scusa, mi sovrappongo un attimo. Sul mondo vostro o avete avuto dei riscontri da dati Nielsen che in generale sulla no, PL? questo è diciamo, una cosa molto generale. Diciamo, seguiamo la tendenza, il trend del mercato sui prodotti a marchio. Dalla tua esperienza, no? In funzione appunto dal tuo punto di vista e anche in questi anni lo sviluppo che c'è stato nel packaging proprio a marchio privato e quant'altro, quanto incide il packaging sulla decisione d'acquisto del consumatore rispetto al prodotto? Il packaging ha un impatto molto forte sull'acquisto in punto vendita. Ok, il packaging deve essere molto piacevole, ma oggi mi sa che il packaging sia molto importante per comunicare tutte le informazioni del prodotto. Diciamo che tutte le informazioni devono essere molto chiare sul packaging. Prendo un esempio, un prodotto che è senza glutine. Diciamo, l'informazione che questo prodotto è senza glutine deve essere molto chiaro. Diciamo, il modo per mettere questa informazione sul packaging è molto importante. Dunque, oggi, diciamo, la maniera, il modo di mettere questa informazione sul packaging ha un impatto molto forte sulle vendite. Che quindi le peculiarità del prodotto Sì. devono essere estremamente visive sul Visivi, sì. fronte del packaging, non Sì. nel retro, cioè anche tutte le informazioni. Perfetto, Sul fronte, sì. Cioè, perfetto. questo è il cambio che viviamo oggi, diciamo che. Ecco, Carrefour è un brand conosciuto in tutto il mondo, no? Quanti sub-brand avete all'interno della linea della Ah, PL? abbiamo un sacco di sotto brand. In realtà vogliamo una copertura molto ampia con i prodotti a marchio, dunque abbiamo 12 sotto brand. Dunque abbiamo il cuore del mercato normale, diciamo il marchio Carrefour, ma abbiamo anche Carrefour Bio per tutti i prodotti biologici, abbiamo Carrefour Selection per diciamo, tutto il premium. Abbiamo la marca Terra d'Italia per tutti i prodotti tradizionali, Regionali anche. regionali. Abbiamo diciamo, un marchio per tutti i primi prezzi, per essere molto chiaro a scaffale, per vedere che questo prodotto è un prodotto primo prezzo. Abbiamo tutto il mondo per i bambini, dunque abbiamo Carrefour Baby e Carrefour Kids. Molto mirato Su quel tipo di target. sì. Allora, abbiamo lanciato l'anno scorso un marchio dedicato ai vegetariani che si chiama Carrefour Veg,
comunque è molto chiaro. Dopo abbiamo ancora altri marchi, mi viene in mente ancora Carrefour No Gluten, tutti i prodotti senza glutine. Gluten free. Certo. Gluten free. Sì, abbiamo un marchio dedicato a tutto il mondo della bellezza, che si chiama Le Cosmétiques Paris. Abbiamo i shampoo. Tra l'Italia, Carrefour Vega e quant'altro, qual è di questi brand, questi sub-brand, quello che va meglio e perché? Secondo te, ovviamente. Secondo me il marchio tutto il mondo premium va liscio, va molto molto liscio, perché era il trend del mercato, diciamo. C'è una tutta la PL si è spostata da cuore di mercato verso il premium, dunque tutte le marche tipo Terre d'Italia, Carrefour Bio, Carrefour Selection vanno molto molto bene. Abbiamo una crescita pazzesca. E con questi sub-brand voi siete presenti in tutte le categorie all'interno degli scaffali? Quasi, diciamo che con Terre d'Italia siamo... più sul food che sul... Soprattutto mirato verso il food. La crescita viene da... Ci puoi fare un esempio di un prodotto di Terre d'Italia che sta andando molto bene, esempio? Allora, abbiamo lanciato un cartizze, che era il primo prodotto a marchio cartizze, e l'abbiamo lanciato 6 mesi fa e facciamo un fatturato esagerato. Ma in tutta Italia? O? Tutta Italia, sì. Il concetto di questa linea è di essere presente ovunque in Italia. Comunque, forse è un prodotto molto regionale, ma lo scopo è di fare le vendite ovunque, in tutti i nostri punti di vendita. Ecco, una domanda importante, no? Cioè, che è una cosa che anch'io personalmente vorrei capire. Com'è cambiata lo sviluppo della grafica, ma non solo della grafica, soprattutto del marketing sul packaging negli ultimi anni? Cioè, quando si è concepita il packaging, la marca privata all'interno dell'insegna, okay, che sicuramente è stata percepita in un modo da parte del consumatore, poi c'è stata un'evoluzione negli ultimi, certo, soprattutto negli ultimi 10 anni, enorme. All'inizio lo scopo era di avere un prodotto molto semplice, con un packaging molto semplice, per dare e fare vedere la convenienza del prodotto. Così il cliente all'epoca vedeva il prodotto e il cliente sapeva direttamente che questo prodotto ha un rapporto qualità-prezzo molto buono. Cioè lo comprava più che altro proprio per un discorso qualità-prezzo. Sì, qualità-prezzo. Cioè. Oggi è un po' diverso, perché che il cliente vuole il rapporto qualità-prezzo, ma anche un'esperienza di acquisto piacevole, Dunque dobbiamo dare ai clienti un packaging un po' più... elaborato, un prodotto molto più piacevole, quindi abbiamo cambiato un po' la maniera di comunicare sul nostro packaging. Già abbiamo messo sulla confezione, abbiamo messo già il prodotto molto più grande, e l'abbiamo messo anche in una maniera per fare capire come si mangia il prodotto, qual è l'occasione di consumo, cioè. Dunque l'abbiamo messo in scena, e questo è secondo me il cambio più importante che abbiamo fatto nell'evoluzione del packaging. Perfetto. Io personalmente ho notato che anni fa, proprio quando la PL ha approcciato il mondo del packaging, tendenzialmente si tendeva a imitare un po' i brand leader nelle varie categorie. Attualmente, correggimi se sbaglio, è contrario, cioè ci si allontana, si spinge forse più il brand corporate dell'azienda piuttosto che andare verso il produttore. Sì, perché in realtà all'epoca non avevamo una squadra per sviluppare questo tipo di lavoro. In realtà era
era molto più facile di copiare, di prendere il prodotto leader e di copiare. Oggi abbiamo una squadra marketing, abbiamo persone all'interno dell'azienda per creare, trovare la strada giusta verso il consumatore. Dunque oggi facciamo da soli. Cioè, quindi mi stai dicendo, se sto cercando di filtrare la tua spiegazione, è proprio il fatto che abbiamo trovato delle migliorie nel cambiare strada verso il brand leader della marca commerciale. Sì. Perché forse, correggimi se la mia intuizione è sbagliata, perché il consumatore percepisce che la motivazione di comprare lo stesso prodotto MeToo rispetto alla marca commerciale, e la PL ha delle altre motivazioni di vendita, o sbaglio nel dire questo? In realtà inizia per comprare, i fuorini Carrefour, e dopo va sul mondo della carta, va sul mondo, verso il mondo del cotone, cioè, dopo c'è veramente una fedeltà molto, molto alta. Molto alta. Quindi dobbiamo trovare una strada diversa rispetto ai leader. Bravo. Okay? Dobbiamo trovare qualcosa di differente, perché dobbiamo essere veramente diversi rispetto alla concorrenza, rispetto ai prodotti di marca. Dunque oggi veramente lo scopo è di trovare nostra propria strada, di non copiare i marchi leader. Una domanda importante: quanto la marca privata all'interno della superficie in percentuale vende rispetto al brand commerciale, alla marca commerciale? Allora, abbiamo una quota di mercato in Carrefour di 25%, dunque un prodotto su quattro è venduto è un prodotto Carrefour. Ottimo, direi. Secondo te questo discorso qua della percentuale, no, che è comunque importante, perché un 25% direi che è una quota assolutamente rilevante, potrebbe, ci metto il condizionale, in futuro superare addirittura la marca commerciale o sparire la marca commerciale? Non credo, perché il ruolo della PL è di dare la possibilità al consumatore di avere un prodotto un po' meno caro, con una qualità di alto livello, ma diciamo che di avere 100% delle vendite fatto con i prodotti a marchio per Carrefour, per le altre enseguite forse è un obiettivo, ma per noi non è un obiettivo. L'obiettivo è di avere un percentuale dedicato ai prodotti a marchio e di lasciare, di continuare con le marche nazionali. Sono d'accordo con te su questo aspetto, perché correggimi se sbaglio, io credo che il brand leader, della marca commerciale, chiamiamolo così, il brand di riferimento nella singola categoria è stata un po' la fortuna anche delle marche private, sbaglio. Certo. Che forse non sarebbero nemmeno nate, no? Sì, e soprattutto sulla ricerca, sulle novità, sull'innovazione, loro sono più bravi a trovare. Cioè, dunque, sono produttori, chiaro. Dunque abbiamo bisogno di loro per trovare l'innovazione e così via. Chiaro. E a questo punto ti faccio una domanda scomoda. Perché il consumatore allora dovrebbe comprare? Qual è la diversità per il consumatore, il fatto di dover comprare, che forse in parte mi hai già risposto nelle domande antecedenti, comprare la marca commerciale piuttosto che o viceversa? Il primo driver è il prezzo. Già, il prezzo secondo me è un driver molto importante, perché di solito i prodotti a marchio sono meno cari rispetto alla marca nazionale. Già è un vantaggio per e comunque un occhio di riguardo che c'è il consumatore ovviamente sul prezzo, no? È giusto che sia. Dopo 100% dei nostri prodotti a marchio sono controllati, dunque vuol dire che c'è una qualità controllata,
Dunque c'è la fiducia nell'acquisto di un prodotto macro, che è molto importante. Un cliente da noi, quando compra un prodotto a marchio, ha la sicurezza che il nostro prodotto è controllato e di alta qualità. Già, questo però l'era di tutti i prodotti bio, sappiamo che c'è un po' di rumore, c'è sull'origine dei prodotti bio. Ad esempio Carrefour Bio dà la sicurezza a tutti i clienti che l'origine sia l'origine italiana, che siamo sicuri che l'origine di questo prodotto è italiano. Dunque, vorrei dire che il prodotto a marchio dà questa sicurezza. Bene. Come vedi il brand Carrefour, la marca privata Carrefour, rispetto a quelli degli altri retail, degli altri dei tuoi competitors? Allora, già diciamo che non c'è tanta differenza tra di noi, ma penso che sia più differenza sull'assortimento. Noi abbiamo più una copertura delle unità di bisogno più ampia, abbiamo più prodotti. E abbiamo lanciato qualche linea molto innovativa, tipo Carrefour Veg, tipo Carrefour No Gluten, tipo Reflet de France. Reflet de France è una linea di prodotti francesi di alta qualità. Dunque, quello sta andando bene? Sì, vanno molto liscio. Dunque abbiamo, secondo me, la più grande differenza è la scelta. Abbiamo più scelta, un assortimento più largo da Carrefour rispetto agli altri distributori. Credi che sia più corretto trasmettere sulla confezione del packaging APL il posizionamento di corporate o il posizionamento del prodotto all'interno della confezione? Buona domanda. Secondo me dobbiamo avere un equilibrio giusto tra queste due cose, perché il potere del marchio Carrefour è molto importante, ma per il consumatore è importante di vedere comunque all'interno del prodotto, di vedere la materia prima, di vedere tutto. Dunque secondo me c'è un equilibrio da fare tra le due cose. Nel marketing in generale, questa è una domanda che serve più a noi dei telelavori, è più importante la specializzazione oppure no? Cioè, quando si parla di specializzazione intendo che uno è focalizzato ed è capace di fare esattamente quel tipo di servizio nei confronti del consumatore o nei confronti del cliente stesso. Cioè, generale, ma secondo me la specializzazione paga sempre, diciamo, di essere più vicino al cliente, di trovare veramente il prodotto giusto con tutte le caratteristiche giuste e una chiave di successo. Dunque sì, la specializzazione per me è molto importante e noi in realtà è la strada che prendiamo, perché all'epoca avevamo soltanto prodotti Carrefour basici, e oggi abbiamo 12 sottofamiglie per essere molto più vicino al cliente. Dunque abbiamo trovato una specializzazione verso ogni unità di bisogno del consumatore. Dunque ottimo. E tu nel tuo ruolo, faccio una domanda perché ci seguono tante realtà anche, non dico concorrenti, ma comunque fanno il nostro lavoro, nel nostro blog e quant'altro, nel nostro canale YouTube, vi dicendo, e preferisci lavorare con un'agenzia specializzata solo nel packaging, solo nel web design, piuttosto che lavorare con un'agenzia generalista, oppure preferisci, visto che comunque siete una corporate, lavorare con un'agenzia che si occupa di tutte le realtà all'interno della propria agenzia? È vero che è più facile lavorare con un'agenzia unica, ma in realtà io preferisco lavorare con professionista di ogni singolo pezzo,
perché oggi il mondo è molto complicato, diciamo che è difficile da capire, soprattutto sulla comunicazione, sulla maniera di sviluppare il prodotto, di conoscere bene il consumatore. Dunque preferisco avere un'agenzia dedicata a ogni pezzo del mio lavoro, diciamo. Perfetto. È stato tutto molto chiaro. Noi ti ringraziamo dell'ospitalità e della chiacchierata. E lascio chiudere l'intervista sempre con la mia frase, che non esiste un prodotto di qualità senza che il packaging stesso trasmetta la qualità del prodotto. Grazie ancora. Grazie Michele.